Siamo qui con Paolo Candelari del coordinamento Agite. I pacifisti in genere sono considerati un po' delle cassandre, un po' degli estremisti, eppure a 30 anni dalla guerra nel Kosovo siamo ancora di fronte ad una guerra alle porte dell'Europa. E beh, i pacifisti prima di tutto sono una galassia molto composita. C'è un gruppo che lavora costantemente per la pace, sono quelli delle associazioni non violente, della rete per la pace, dei coordinamenti come noi. Purtroppo siamo troppo pochi e non riusciamo a diventare incisivi nei confronti delle grandi della classe politica che sta perseguendo da 30 anni una politica che non porta alla pace ma porta alla guerra. La costruzione di armamenti sembra dire una cosa ovvia, ma porta inevitabilmente alle guerre. Certo, porta alle guerre perché le armi sono fatte per essere usate e dunque più armi hai in giro, più probabilità che scoppino conflitti anche disastrosi ci sono. Nell'anno della pandemia il PIL mi pare sia calato mondiale di circa il 5-6%. Viceversa, le spese militari sono aumentate del 5% a livello mondiale, dico, e anche in Italia. Dunque dobbiamo batterci perché diminuiscano le spese militari. Se non ci battiamo per un'azione di disarmo generale, le guerre continueranno ad esserci e ci saranno potenze che vogliono fare una politica imperiale. Dalla prima guerra mondiale ad oggi c'è stata un'escalation di coinvolgimento dei civili nei conflitti. Lo vediamo anche adesso in Ucraina, stanno cominciando a coinvolgere i civili. Sì, effettivamente nella prima guerra mondiale ancora era maggiore il numero delle morti, diciamo, militari di quelli civili. Nella seconda pare sia stato più o meno uguale. Dalle guerre successive è molto più sicuro, direi, fare il soldato che non essere civile, perché la maggior parte delle morti, ma questo in tutte le guerre, anche quelle che abbiamo fatto noi in Occidente, in giro per il mondo, muoiono prevalentemente i civili. Grazie. Prego.